Oggi Magazine 7 parte da New York, dove sono state appena presentate le collezioni per il prossimo autunno-inverno. E sempre a New York è nata un'azienda che ha fatto la storia degli Stati Uniti, vestendone tutti i suoi presidenti. Dall'America voliamo a Barcellona per conoscere le ultime novità sui cellulari, ormai diventati una porta d'ingresso per la realtà virtuale. E poi andiamo al cinema per vedere Suffragette, un film che racconta l'emancipazione femminile con un interprete d'eccezione, Meryl Streep. Per gli appassionati di golf, scopriamo i luoghi dove questo sport diventa un vero e proprio stile di vita. Ma ora torniamo a viaggiare, da Berlino ad Aswan, in Egitto, con un tour attraverso i quartieri dedicati all'estro e alla creatività. Arte, design, musica, la creatività è ciò che spinge ogni artista a sperimentare, disegnare, comporre, non solo nel mondo della moda. Creatività e ingegno sembrano essere un bene comune dell'umanità, perché seme del progresso e frutto della cultura. Al punto che l'UNESCO ha promosso il network Città Creative, con l'obiettivo di creare un legame tra città, in grado di fare della creatività un elemento essenziale per il proprio sviluppo economico. Tra queste, Berlino. Il nucleo pulsante della città è lo storico quartiere Mitte. È qui che dal 1991 si concentra la creatività più originale e il design d'avanguardia. Libero e anticonformista, giovane e mai banale, il Mitte è il quartiere dove ognuno crea una sua tendenza. Gli stilisti realizzano e vendono nelle loro piccole boutique abiti insoliti. Come designer e artisti creano quasi a tempo perso ogni genere di oggetto, unico ed introvabile altrove. In un'epoca in cui la globalizzazione rischia di soffocare l'originalità, in numerose città interi quartieri sono dedicati all'eccezionale estro creativo, come a Eindhoven, in Olanda, nel quartiere di Streep. Questo terreno, in passato appartenuto alla Philips, è stato trasformato in una zona che offre un insieme straordinario di spazi per abitare, lavorare e rilassarsi in un'atmosfera creativa. Brulicante di attività, la creatività e la cultura sono visibili ovunque. Artisti, designer, produttori teatrali e musicisti utilizzano gli antichi edifici della Philips per esibire le loro opere. E in Austria c'è una piccola cittadina medievale che nel 2011 ha vinto l'ambito premio Eden, riferito al tema turismo e rigenerazione dei luoghi fisici. Gmund. Più di 20 anni fa, autorità e cittadini accettarono una scommessa: dare nuova vita al borgo credendo nell'arte. Come? Dando la possibilità agli artisti di lavorare in locali adatti alla creazione e di potersi incontrare e conoscere. Ad oggi questi edifici creativi sono già 16, segnalati da una grande palla rossa posta all'entrata. I colori di tappeti pregiati, le sculture che sembrano appartenere ad un'altra epoca, sono invece le caratteristiche di Aswan, in Egitto. Il quartiere, noto col nome locale di Suno, che significa mercato, è riconosciuto dall'UNESCO come quartiere della creatività folcloristica, in quanto racchiude in sé arte e artisti provenienti dal nord e dal sud del Nilo, in un unico, inebriante insieme. Ma per chi non si ritenesse un creativo, basta andare alla ricerca dell'insolito, dell'unico, perché, come diceva un saggio, la capacità di provare ancora stupore è essenziale nel processo della creatività. Ha vestito capitani d'industria, aristocratici e presidenti, soprattutto americani. È Brooks Brothers, il brand d'abbigliamento che dagli Stati Uniti ha conquistato il gusto anche degli italiani. Da Abramo Lincoln con il suo cappotto nero, a Franklin Delano Roosevelt con la mantella indossata a alta, fino a Barack Obama in cappotto, sciarpa e guanti nel giorno della cerimonia di insediamento nel 2009. 39 presidenti degli Stati Uniti d'America su 44 hanno scelto Brooks Brothers come filo conduttore, se non politico, almeno di stile. Nato nel lontano 1818, il più antico marchio di abbigliamento maschile americano, oggi di proprietà italiana, con Claudio Del Vecchio saldamente alla guida, si avvicina a festeggiare i suoi primi 200 anni nel segno di una grande storia americana, partita proprio dal negozio fra Broadway e Grand Street, che parla di cultura, tradizione, stile e innovazione. Insomma, un nome davvero mitico per un paese che vanta brevi storie di moda.
Upper class e trasversale, amato e conosciuto anche in Europa e moltissimo in Italia per le sue camicie no iron e per le button down rese ancor più celebri dall'avvocato Agnelli, che ne era un cultore. Brooks Brothers ben rappresenta quel modo di vestire classico e preppy disinvolto e curato. Spesso, parlando con i nostri clienti, vengono fuori delle storie fantastiche. Ci sono figli che come primo blazer usano quello del padre o addirittura del nonno. E in fondo è un po' questo lo spirito del nostro brand, una vera e propria eredità di lusso. Look tipicamente americano e DNA italiano. Accanto agli Stati Uniti, che restano il primo mercato, l'Europa, con l'Italia in testa, si conferma uno dei più interessanti terreni di gioco. Ben testimoniato anche dalla recente presentazione a Milano della nuova collezione per il prossimo autunno-inverno, durante le giornate di calendario maschile. L'Italia è stato il paese da cui è partito lo sviluppo e la distribuzione del brand in Europa. La scelta non è stata casuale, l'Italia è la culla del mondo dell'abbigliamento maschile, della scuola sartoriale, quindi non è stato assolutamente casuale neanche il fatto che il primo flagship europeo sia stato aperto nel 2003 proprio a Milano. In effetti Brooks godeva già di una buona notorietà nel mercato italiano, questo in virtù sia del fatto che abbiamo sempre avuto una forte presenza nel mercato americano e comunque la cultura italiana, gli italiani hanno sempre guardato con simpatia a tutto ciò che accadeva in America e quindi era usuale per un italiano che viaggiasse negli Stati Uniti fare una visita a un negozio Brooks e comprare qualcuna delle nostre camicie soprattutto. La nuova collezione femminile di Brooks Brothers per il prossimo inverno, affidata per la seconda stagione alla mano di Zac Posen e presentata a New York nelle giornate della Fashion Week, ha messo in luce il lato più sartoriale della casa americana. Capi dai tessuti classici, rivisitati con bella e fortunata mano, in linee e proporzioni femminili. Sono sempre stato affascinato dallo stile italiano, lo trovo incredibile. La moda di tutto il mondo deve molto all'Italia, perché nessuno investe nella qualità come voi. E soprattutto nessuno ha le vostre capacità creative e artigianali. Siete incredibili. È in arrivo nei cinema Suffragette, un film sulla storia dell'emancipazione femminile, passata nel secolo scorso attraverso l'acquisizione del diritto al voto delle donne. Il 1 febbraio 1945 è una data da ricordare perché rappresenta un tassello fondamentale della storia italiana. Esattamente 70 anni fa l'Italia concesse il diritto di voto alle donne, che si espressero per la prima volta il 10 marzo 1946. Il voto alle donne, o suffragio femminile, è una conquista piuttosto recente nella lotta alla parità dei sessi. Si tratta infatti del risultato di un profondo movimento di riforma politico, economico e sociale che trova le proprie basi nella Francia del XVIII secolo. Fu la nascita del movimento delle suffragette, nel 1872 nel Regno Unito, a dare il giusto impulso ad una lotta di tipo nazionale che in pochi decenni superò i confini inglesi per approdare anche negli altri paesi. La storia delle protagoniste che hanno ottenuto questo storico obiettivo è raccontata nel nuovo film di Sarah Gavron, Suffragette, con tra le protagoniste Carey Mulligan, Helena Bonham Carter e Meryl Streep. Lottiamo perché un giorno ogni bambina venuta al mondo possa avere le stesse occasioni che hanno i suoi fratelli. Non sottovalutate mai il potere che abbiamo noi donne di essere artefici del nostro destino. Noi non vogliamo violare la legge. Noi vogliamo fare la legge. La pellicola è ambientata a Londra ad inizio Novecento, dove sotto la guida di Emmeline Pankhurst, il premio Oscar Meryl Streep, le donne inglesi danno vita ad una lotta senza quartiere per ottenere il suffragio universale. Vai!
Maude Watts, interpretata da Carey Mulligan, operaia in una lavanderia dall'età di 7 anni, è una delle militanti che, nonostante cariche di polizia, indagini ed arresti, porta avanti questa storica battaglia. In lavanderia le donne hanno vita breve. E questo perché? Vengono i dolori e anche la tosse. Dita schiacciate, ulcere alle gambe, ustioni, mal di testa per i vapori. E la vostra paga? Ci danno 13 scellini a settimana, signore. Agli uomini invece 19. Ma il nostro orario è un terzo più lungo. Loro spesso fanno le consegne, perciò stanno all'aria aperta. Maude e le sue compagne sono tra le pioniere del lungo percorso verso la conquista della parità dei diritti, che viene raccontato in Suffragette, pellicola che uscirà nelle nostre sale il 3 marzo, in prossimità della Festa della Donna e del 10 marzo, anniversario dei 70 anni del primo voto delle donne in Italia. Siamo in ogni casa, diamo la vita, non riuscirete a fermarci. iPhone di ultima generazione, smartphone sempre più performanti e accessori capaci di catturare la realtà in 4D. Sono solo alcune delle novità presentate al Mobile World Congress, la fiera internazionale della tecnologia. È Barcellona, città d'arte, cultura e turismo, che dal 22 al 25 febbraio, in occasione del Mobile World Congress, si trasforma in una vetrina per il mondo intero, dove i giganti della tecnologia svelano in anteprima le nuove generazioni di dispositivi elettronici. Con smartphone sempre più sensibili, intelligenti e interattivi, questo è uno dei settori che, oltre a trainare economie e mercati su scala globale, scandisce il ritmo del vivere quotidiano, il modus operandi di famiglie e imprese, nonché i rapporti umani. Oggi abbiamo voluto interpretare quello che è la necessità di comunicare con le immagini, di comunicare con i dati, di comunicare con un device che sia super performante ma che possa connettersi anche alle cose che stanno intorno, e intorno a questo device abbiamo appunto messo un Gear VR, quindi una maschera che permette di vedere la realtà a 360 gradi, e una camera a 360 gradi che permette appunto di registrare filmati che poi attraverso lo smartphone verranno visualizzati nella maschera. E come non crederci quando a profetizzarlo è l'ospite più atteso dell'edizione, Mark Zuckerberg, il giovane volto della new economy americana, che sigla con Samsung una partnership che si preannuncia vincente. Si unisce sicuramente tantissima attività fatte insieme, ma soprattutto in questo caso la tecnologia Oculus, che è alla base appunto del Gear VR, che è di proprietà del gruppo Facebook, e quindi Zuckerberg oggi ha voluto testimoniare qui con la sua presenza dove sta l'innovazione, e soprattutto lui, che è un grande visionario, una persona che sa guardare al futuro e intercettare quelli che sono i trend, è venuto qui a testimoniare che probabilmente anche questa volta siamo sulla strada giusta. Incontrandolo qui è veramente qualcosa di unico, si vede proprio la voglia di innovare e la voglia soprattutto, che forse è quello che ci accomuna, di intercettare quelle che sono le necessità e le aspirazioni delle nuove generazioni. No other screen and display or company can deliver this experience. Samsung is the leader in designing and shipping hardware like the Gear VR quickly and affordably. Uno smartphone dunque, il nuovo Galaxy S7 insieme ad Oculus, per lanciare una dimensione innovativa a 360 gradi, sempre più performante per condividere istanti, immagini, esperienze. La telecamera a 360 gradi permette un'esperienza di video e di immagini in movimento, e quindi una realtà aumentata che ci immerge in quello, diciamo, che è la situazione che sta vivendo chi filma. Le parole chiave sono sicuramente aspettative delle nuove generazioni, modo di usare uno smartphone. Abbiamo parlato del concetto di ripensare a cosa uno smartphone può fare. Quindi non solo il device in sé con le sue caratteristiche, ma soprattutto le aspettative che i nostri consumatori hanno da un nuovo device e l'esperienza d'uso che un device può generare per loro. Il 2016 si preannuncia così, l'anno zero, l'inizio di una nuova epoca virtuale. It's my life.
sportiva e sartoriale, democratica e aristocratica, mini e maxi, uptown e downtown. New York si illumina con le sue passerelle di prêt-à-porter femminile per il prossimo inverno. Fa freddo a New York nella notte più gelida dell'anno, ma i 16 gradi sotto zero, meno 20 percepiti, non fermano le grandi manovre da parata militare messe in scena da Montclair Grenoble sull'inconfondibile piazza del Lincoln Center. Spettacolare la scenografia affidata a 80 atleti di azzurro vestiti, gli ordini scanditi dall'autoritaria voce femminile, una parata a cui si aggiunge la vera sfilata dei modelli in capi da alta montagna e da relax. Soluzioni tecniche, sportive o più sofisticate per lo sci e il dopo sci prendono così posizione sotto lo sguardo intirizzito del pubblico congelato sulle balconate. E nonostante tutto, New York e la moda si confermano un binomio di grande bellezza, in equilibrio tra stile e sport, come testimonia anche Lacoste, il coccodrillo di Francia più famoso nel mondo. Vogliamo esprimere energia, attitudine, vogliamo dare un'idea di positività, eleganza e comfort, soprattutto per i capi sportivi. Destreggiandosi tra i codici della casa, il direttore creativo dello storico marchio francese regala una nuova vita allo stile Lacoste. Tute affusolate, aerodinamiche, che riecheggiano quelle realizzate negli anni 60 per la nazionale di sci. Disegni pixelati di abeti e sciatori su capi e mantelle dai volumi generosi, colori block e spunti retro futuristici. Design, funzionalità, comfort e anche lo chic. I paletti tra cui correre il miglior slalom stilistico. Ci piacerebbe che andando in giro con i nostri capi ci si sentisse comodi, ma eleganti allo stesso tempo. Le donne che lo hanno ispirato in 35 anni di carriera, da Diana Ross a Catherine Deneuve, senza dimenticare Jackie Kennedy o Alexia Chung. Tra visioni intarsiate a fiori, gonne dai profondi spacchi e maglie morbide come un abbraccio, sfilano in 56 look tutte le muse di Michael Kors. Nonostante sia una collezione invernale, ho voluto dare un'idea di leggerezza, inserendo elementi che creino movimento. Ad esempio, le gonne hanno più di uno spacco, i tessuti sono impalpabili e ho alleggerito addirittura gli accessori. In passerella sfilano anche 12 pezzi destinati subito alla vendita, testimonianza diretta del visto comprato, vera rivoluzione dell'industria di moda. Rivoluzione che tocca anche Tommy Hilfiger. La sua musa Gigi Hadid apre e chiude la superlativa sfilata ispirata all'eleganza dei croceristi anni 20. Eleganza e scenografia colossal, tra righe, decori dorati, giacche da ufficiale e velluto blu marina, tra estro e tradizione. È una collezione dalle linee che definirei nordiche, ossia estremamente pulite. Ho giocato però sugli opposti, pensando a una donna in crociera e ai suoi momenti di relax, oppure a quelli in cui magari vuole sentirsi più sexy. E ho mixato anche elementi vintage a tagli più moderni, tessuti più ricercati e materiali più semplici. La sera prima del mattino dopo, quello che potrebbe sembrare un astratto gioco di parole, si trasforma in una delle migliori collezioni viste sulle passerelle newyorkesi. A firmarla è Francisco Costa, direttore creativo di Calvin Klein Donna. Un sensuale gioco di scambi di guardaroba tra lei e lui, giacche sartoriali e leggeri pantaloni a gamba larga, accanto ad abiti longhette, lavorati plissé e decorati con pietre. La donna Calvin Klein per il prossimo inverno è estremamente moderna, ma i tessuti stampati e non rinuncia alla pelliccia, che è fatta molto bene e chiaramente sintetica. E a proposito di maschile e femminile, dice Ralph Lauren di essersi ispirato ad una donna che vuole essere se stessa, capace di scegliere capi da uomo per il giorno, comodi, destrutturati e sofisticati, ma pronta poi la sera ad esprimere una potente femminilità espressa da languidi abiti in velluto blu Prussia, rissettato, alleggerito, lavorato quasi fosse seta. E ancora languidi abiti e gonne in un tessuto quasi oro liquido,
che sembra riflettere i bagliori delle grandi auto da collezione. Visioni che fanno girare la testa per strada come in passerella, romantica ma anche rock, nell'inconfondibile segno di Ralph. Allenare corpo e mente immersi in scenari naturali idilliaci. Se siete alla ricerca di uno sport che racchiuda tutto questo, il golf è quello che fa per voi. Concentrazione, esercizio, costanza e una forte motivazione. Considerare il golf soltanto uno sport sarebbe riduttivo, visto che per chi lo pratica rappresenta uno stile di vita, quasi una forma d'arte che oggi, come ieri, continua ad ammaliare personalità del calibro di Sean Connery e Barack Obama e che spinge ogni anno oltre 25 milioni di giocatori in tutto il mondo a partire alla ricerca di nuovi campi da gioco. E non occorre andare troppo lontano. Solo in Italia sono più di 300 i circoli e i club dedicati agli estimatori del genere. Un itinerario che si snoda tra la Sicilia, scenario idilliaco di paradisi stellati come il Donna Fugata Golf Resort & Spa, e il Trentino Alto Adige, che offre circuiti di altissimo livello. Passando ovviamente per la Toscana e i suoi prestigiosi golf club, primo fra tutti l'Argentario, sede di importanti tornei a livello nazionale. Ma il tour di oggi è dedicato alla Lombardia, regione che vanta il più alto numero di campi da golf in Italia, ben 62. Degna di nota è la storica e prestigiosa Clubhouse Menaggio, con un percorso naturale che si articola sulle colline a nord del lago di Como. Abbiamo festeggiato i 100 anni nel 2007 e stiamo andando avanti nella storia di questo circolo e ci stiamo preparando per festeggiare i 110 anni. Una parte della storia di Menaggio è anche racchiusa nella sua biblioteca e nella Clubhouse. La Clubhouse è rimasta quella del 1907, modificata poi con alcuni nuovi inserimenti nel 1961, biblioteca che ha un valore inestimabile e che rappresenta una delle prime due biblioteche, non tanto come numero di volumi, ma come valore e come storia del golf che esista al mondo. Scenari mozzafiato e incantevoli scorci paesaggistici che fanno di questi luoghi una meta di forte attrazione turistica, come dimostra l'adiacente area immobiliare, composta da ville e residenze dedicate a chi ha la ricerca del giusto connubio tra sport e relax. Spostandoci di pochi chilometri, incontriamo Villa d'Este. Il suo tracciato di 18 buche, immerso in un bosco di castagni, pini e betulle, è una rinomata passerella di campioni internazionali come Henrik Stenson, una carriera da 10 milioni di euro, e Matteo Manassero, 21 anni, astro nascente di casa nostra che detiene il record di più giovane vincitore dello European Tour, un fan prodige preso a modello dai tanti ragazzi che ogni anno decidono di accostarsi a questo sport. Un fenomeno in continua crescita che conta solo nel nostro paese 100.000 praticanti per un giro d'affari che supera 100 milioni di euro. Numeri che fanno del golf uno dei settori di investimento più promettenti in Italia. A New York, al 625 di Madison Avenue, Diesel apre il suo nuovo negozio, simbolo del nuovo corso del marchio di denim di proprietà di Renzo Rosso. 260 metri quadrati di vendita, caratterizzati da pavimenti in cemento e mobili antichi, installazioni d'acciaio e tappeti persiani. Disegnato in collaborazione con lo studio di architettura giapponese Wonderwall, il flagship store arriva a 20 anni di distanza dall'apertura del primo negozio Diesel a New York. Siamo arrivati qua tanti anni fa, quando era un prodotto molto caro per quello che era l'America.
però molto convinto di avere un valore aggiunto diverso da quello che loro avevano all'epoca. Oggi ancora siamo qua e ci proponiamo ancora sempre in maniera alternativa. Prima era un muro di denim che era molto innovativo all'epoca, oggi abbiamo il tempio del denim, dove il denim è tutto, quindi il denim oggi può essere camicie, giubbotti, può essere vestiti, cioè tutto ciò che rappresenta questa tela magica, penso che Diesel abbia trasformato e guidato fino ai red carpet. A incorniciare l'apertura è la grande festa con musica live, che non ferma il popolo dei fan del marchio italiano, nonostante la gelida notte newyorkese. Indimenticabile, proprio come la festa. Nero Giardini, azienda made in Italy, fondata nel 1975, entra a far parte del MotoGP World Championship come title sponsor del GP d'Austria. Con oltre 50 negozi monomarca e migliaia di collezioni vendute in più di 2500 punti vendita, il brand italiano si rivolge al pubblico mondiale del MotoGP per puntare all'internazionalizzazione. Abbiamo deciso di entrare nel MotoGP, oltre alla mia passione personale, principalmente per internazionalizzare il nostro marchio, perché abbiamo visto che il nostro target del consumatore finale è molto simile al tifoso del MotoGP. Noi siamo molto contenti, no, di avere imprenditori italiani, specialmente nel settore moda e calciature, che vuole essere coinvolto con il MotoGP. Per noi è un passo positivo avanti, perché vuol dire che possiamo ampliare il numero di ditte che possono abbinarsi al nostro sport. A Milano, Elena Miró celebra i suoi primi 30 anni di attività con la fotografia di Giampaolo Barbieri. Per la prima volta un grande fotografo trasferisce le sue immagini in una collezione, realizzando dei capi in art à porter e dando vita ad un'originale capsule collection che parte dagli scatti floreali del famoso artista, raccolti durante tutti i suoi viaggi. Io amo molto la natura, per cui in tutti i miei viaggi ho sempre fotografato i fiori. È perché quando io vado in vacanza, dopo una settimana mi annoio, devo pigliare la macchina fotografica in mano e decidermi di scattare. Il mio interesse, devo dire, misteriosamente è sempre caduto sui fiori. Vedendo tutte le sue opere, diciamo sui fiori, che ha fatto nel tempo tutte queste bellissime foto, allora è nata l'idea di una pubblicazione, di un libro, di una mostra e contemporaneamente di sfruttare queste immagini floreali che sono un po' molto coerenti a quello che è il DNA di Elena Miró, che esprimono gioia, diciamo voglia di vivere, e anche con questa tendenza che noi crediamo esserci di voglia di primavera, eccetera, quella di fare una capsule collection che rappresentasse al meglio l'interpretazione di queste foto meravigliose.